tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi video con un po' di prodotti make-up preferiti del periodo. Partiamo subito perché sono un bel po'. Prima di tutto Catrice Light Correcting Serum Primer, un primer illuminante liquido nella colorazione Candlelight, che è un beige chiaro con particelle luminose dorate adatto a tutti i toni di pelle. Si tratta di un prodotto multifunzione, meglio se vi mostro anche meglio la boccetta, un prodotto quindi multifunzione e che, dice il brand, si può utilizzare in realtà anche da solo. Io non ve lo consiglio perché si vedono proprio le particelle scintillanti sul viso ed è un effetto un po' inquietante. Potete mescolarlo al fondotinta, utilizzarlo da solo, quindi sul viso e corpo come delicato illuminante, oppure potete utilizzarlo come primer anche per migliorare la tenuta del fondotinta, e io lo uso in questo modo, quindi solo come primer. Lo applico direttamente sul viso dalla sua pipetta, quindi lo sfumo poi con le dita. Contiene aloe vera e acido ialuronico ed è molto piacevole sulla pelle perché è a base d'acqua, e mi piace molto abbinarlo a quei fondotinta e dal finish opaco e molto coprenti, perché rende l'effetto finale più leggero, naturale, luminoso, dona un praticamente un bellissimo bagliore alla pelle. Chiaramente una volta che applicate sopra il fondotinta queste particelle luminose non si vedono più, però dona un delicato effetto glow molto naturale senza rendere il viso untuoso. Non ha effetti levicanti, io infatti spesso lo associo anche ad un primer levicante, ma come primer illuminante secondo me è davvero molto valido e ha anche un piccolo prezzo, costa solo circa 5 euro se non erro. No, non erro, perché l'ho visto su Maquillalia proprio ieri, a un costo di 5,19 euro su questo sito. Poi proseguiamo. Il fondotinta che ho utilizzato di più in questo periodo è sicuramente questo di Clinique, si chiama Beyond Perfecting Foundation and Concealer ed è un fondotinta quindi che ho ricevuto direttamente dall'azienda. Fondotinta e correttore 2 in 1, fondo fluido dalla coprenza elevata che si può utilizzare infatti sia come correttore che come fondotinta, ma leggero e idratante sulla pelle con un natural matte finish. Ha un applicatore molto particolare questo fondotinta, perché è un applicatore a spugnetta, come vedete, di notevoli dimensioni, ed è assolutamente semplice da utilizzare perché basta picchiettare il prodotto in più punti e poi sfumarlo, oppure utilizzarlo proprio, lavorarlo, applicarlo localmente sull'imperfezione da coprire. L'unica cosa che non mi piace del packaging è che purtroppo è di vetro e quindi non consente di utilizzare il prodotto fino all'ultima goccia. Io utilizzo il colore 4, si chiama Cream Whip, e diciamo che non è inutilizzabile insomma sul mio tono di pelle, può andare anche se non è il massimo. Io mi aspettavo sinceramente un colore più caldo, invece in realtà è abbastanza neutro e ci voleva anche un fondotinta, un colore leggermente più chiaro. Comunque diciamo che applicato si armonizza abbastanza bene alla mia pelle. Questo è un fondotinta che ha una texture fluida ma ricca e corposa, che bisogna lavorare e sfumare per bene e velocemente sulla pelle. È un fondotinta che ha praticamente una... io lo applico con la Beauty Blender e il risultato finale è leggero e naturale anche se è coprente. Infatti una delle caratteristiche che amo di più di questo fondo è che, anche se ha una buona coprenza, applicato nelle giuste dosi non fa effetto maschera. La coprenza è sicuramente medio alta, modulabile. Io faccio una prima passata su tutto il viso e poi vado a insistere localmente solo sulle discromie rimaste ancora visibili, quindi lo utilizzo praticamente come un correttore per incrementare la coprenza solo dove serve. La formula è levigante, lascia la pelle morbida, elastica, vellutata. Visto che è un fondotinta idratante, io che ho la pelle mista evito di applicare sotto una crema idratante, e anche in questo modo non mi evidenzia mai le zone secche del viso. Ecco perché lo amo particolarmente in questo periodo dell'anno. Ha un finish opaco naturale, non spegne assolutamente l'incarnato, la tenuta è buona anche se su di me non è proprio così estremo, insomma non dura 12 ore inalterato, io dopo qualche ora ho bisogno di un ritocco, ma è un fondo che io utilizzo con piacere proprio perché offre coprenza e idratazione che troviamo quindi finalmente insieme, con un risultato abbastanza leggero e naturale sulla pelle. Poi come cipria ho utilizzato spesso in realtà un fondotinta ed è questo di Dolce & Gabbana, e che si chiama The Foundation Perfect Matte Powder nel Wet and Dry nella colorazione Gentle Warm, quindi quella che ho io. Ha un packaging assolutamente lussuoso, come potete vedere, tutto dorato, specchiato. All'interno, in un apposito scomparto, c'è anche la spugnetta per l'applicazione, che io non ho mai utilizzato perché lo applico con il
con un pennello e praticamente si può utilizzare quindi wet and dry per aumentare anche la coprenza. Questo è quindi il colore che io ho utilizzato anche stamattina. È un fondotinta che ha una texture assolutamente setosa, sottile, leggera, non polverosa, facile da applicare, elimina le imperfezioni, quindi assolutamente è perfezionante sulla pelle, proprio vellutante, assicura un incarnato effetto seta, ha un finish opaco e dura veramente molte molte ore, quindi è un prodotto sicuramente costoso, però è utilizzato quindi come cipria, mi piace davvero tantissimo. E poi ho utilizzato spesso anche questo kit di Cat, lo so che è ridicolo, ma è un kit di Cat, insomma è un kit di Kat Von D, che nello specifico si chiama Mini Locket Baking Duo, e praticamente contiene un mini locket, dov'è il corruttore? Qua si è incastrato dentro, che scherzetto. Si chiama quindi il mini correttore, mini locket concealer cream, quindi correttore anti occhiaie in crema, e poi c'è anche una mini setting powder, quindi una mini cipria in polvere libera. Ho acquistato questo set perché praticamente costa 19,90 € sul sito di Sephora e contiene quindi questi due prodotti di Kat Von D che io non avevo ancora provato, e sinceramente quando è possibile io preferisco sempre provare prima i prodotti in mini size. Li sto utilizzando questi due insieme, quindi in combo, da un paio di settimane e devo dire che mi piacciono molto. Cominciamo a vedere il correttore, su questi mi soffermo un attimino di più perché sono prodotti comunque di cui non vi ho mai parlato. E quindi questo correttore, che viene descritto come un correttore dalla coprenza totale, long lasting e idratante, è un correttore che si può utilizzare quindi sulle occhiaie, sulle imperfezioni e anche per contouring, e io l'ho utilizzato però solo sulle occhiaie perché il colore presente nel kit non corrisponde insomma alla mia carnagione. Quello presente appunto nel kit è questo, si chiama L9, quindi Light 9 Neutral, anzi sapete che faccio? Lo swatch perché così potete anche vederlo se magari vi interessa l'acquisto. E questo quindi è il colore, che come vedete è sicuramente un beige chiaro dal sottotono neutro freddo, diciamo che può andare sulla mia carnagione, però non è il massimo per me, ci vuole assolutamente un colore più caldo, un colore più giallino, mentre questo è davvero neutro freddo. E questo un correttore che ha una texture anche in questo caso sicuramente bella corposa ed è altamente pigmentato, e va applicato sulla pelle quindi assolutamente in piccole dosi, e sfumato e lavorato per bene. È sicuramente un correttore che ha un'alta coprenza, una coprenza sicuramente medio alta. Io in realtà non ho occhiaie terribili e le mie però le copre assolutamente bene. È un correttore che illumina anche l'area e dura praticamente tutto il giorno. Secondo me però, io sei idratato bene la zona, non mi secca il contorno occhi, però secondo me non è un correttore idratante, insomma, se avete la pelle, insomma, di nuovo insomma, e se avete la pelle particolarmente secca, infatti non ve lo consiglierei. Quindi l'unica cosa che non condivido è questo aspetto insomma dell'idratante. Per me non è questo un correttore idratante, anzi ha un finish, un effetto, una texture che tende a seccare praticamente la zona, quindi comunque vi consiglio di idratare bene l'area prima di applicarlo. Però secondo me è un correttore che sapientemente applicato fa egregiamente il suo lavoro, e che per le caratteristiche mi ricorda un po', devo dire, il mio amato Shape Tape di Tarte, che però è più levigante e più coprente sicuramente sulla zona. E un'altra caratteristica che devo dire mi piace di questo correttore è anche l'applicatore, che è un applicatore conico che consente quindi di applicare il prodotto sia su un'area vasta, mentre la punta è perfetta per effettuare lavori di precisione. Quindi questo è un correttore che io sicuramente andrò a ricomprare perché comunque mi soddisfa il suo effetto, ma sicuramente lo comprerò in un altro colore. E poi nel kit, quindi dicevamo, c'è anche la mini setting powder nella colorazione translucent, quindi per passare inosservata su tutti i toni di pelle. È una cipria che si può utilizzare per fissare il make up su tutto il viso, sul contorno occhi, e anche indicata per realizzare la tecnica del baking. Quindi una precisazione: questa non è la brightening powder del brand, una polvere illuminante studiata per il contorno occhi. In realtà ho comprato anche quella versione, però devo ancora provare
farla, quindi vi farò sapere in seguito. Una cosa molto carina del packaging è questa, vediamo se riesco a mostrarvelo. Come vedete i fori, ancora non vedete niente, comunque spero, i fori del sifter formano una stella che chiaramente richiama i tatuaggi proprio a stella di Kat Von D, che è un particolare davvero sfizioso. Si tratta praticamente di una polvere, super leggera a base di mica, che ha una texture veramente sottilissima, impalpabile, per nulla polverosa, si fonde perfettamente con la pelle, è molto levigante, lascia la zona proprio liscia e setosa, questo perché è realizzata proprio con una tecnologia levigante. La colorazione, come potete vedere, è proprio in realtà tende al giallino, è leggermente giallina, quindi è perfetta per il contorno occhi perché illumina anche l'area, è fissa perfettamente il correttore, non lo fa andare nelle pieghette, e per quanto riguarda il finish non è completamente opaca, ma contiene delle micro perlescenze all'interno che risultano invisibili sulla pelle, però donano questo delicato bagliore, insomma un effetto delicatamente satinato che secondo me per il contorno occhi è veramente il massimo. Quindi insomma, per concludere, è una cipria che mi sta piacendo davvero molto. Proseguiamo con le palette di ombretti, ho cipria dappertutto. Le palette di ombretti che ho usato di più sono sicuramente la Chocolate Gold di Too Faced, una palette che contiene ombretti, ovviamente, che cosa doveva contenere non si sa, che contengono a loro volta polvere di cacao, ma in questo caso anche polvere d'oro per una luminosità intensa, e come vedete la palette è anche avvolta proprio su un lato da una colata di oro fuso. Questa palette contiene 16 ombretti, ombretti che sono praticamente nello specifico 12 shimmer metallici e 4 opachi, ed è diversa dalle altre palette della famiglia delle Chocolate Bar proprio perché come dire, è ricca di queste tonalità metalliche e contiene, come vedete, sia toni neutri che tonalità invece più audaci, quindi tonalità più vivaci e vibranti. Gli ombretti in questa palette secondo me sono assolutamente di buona qualità, sia i matte che quelli metallici, che sono molto luminosi e burrosi. Io preferisco sicuramente applicarli con le dita perché ottengo subito un effetto più intenso ed omogeneo. Mi piacciono molto perché non hanno una texture grossolana, chunky, insomma veramente una texture sottile, quindi per me è assolutamente promossa. Vi mostro un colore e scelgo Chocolate Gold, che è proprio il colore, l'ombretto che porta il nome della palette, e come vedete è veramente luce pura, proprio molto metallico questo ombretto. Questa palette mi piace molto perché sicuramente, come dire, ce la posso fare, segue il trend del momento, non mi usciva più la parola, segue il trend del momento, quindi del finish metallico. I colori secondo me sono bellissimi ed è anche molto performante, e comunque per vedere tutti i colori nel dettaglio vi rimando al video dedicato sul canale. Un'altra palette che ho utilizzato spesso è anche questa di Makeup Revolution, si chiama After Party, e anche in questo caso trovate sul canale il video dedicato. Questa è una palette super low cost perché costa 12 euro e contiene 24 tonalità, quindi 50 centesimi ad ombretto, insomma meno di così non si può. Ha un packaging sicuramente appariscente, con questo top glitterato argento, e contiene quindi 24 ombretti ed è fondamentalmente una palette di neutri, come potete vedere, ma con qualche pop di colore che la rende meno noiosa. Contiene sia toni caldi che toni freddi, e per quanto riguarda il finish anche qui prevale quello luminoso, infatti abbiamo solo 7 opachi. Per par condicio ovviamente vi mostro un colore anche di questa, e scelgo Club, che è un bellissimo prugna meglio scuro e caldo, con dei riflessi rame dorati all'interno, un ombretto davvero bellissimo. Utilizzando questa palette, insomma, veramente ci si rende conto che non sembra una palette da 12 euro, sicuramente tranne qualche eccezione che ci può stare in una palette con 24 tonalità, qualche ombretto che ha una qualità leggermente inferiore. In generale questi ombretti sono ben pigmentati, setosi, facili da lavorare e hanno un'ottima resa sulle palpebre. Non è perfetta perché assolutamente qui dentro mancano colori chiari per dare luce al make-up, è una cosa che salta davvero all'occhio, però insomma, considerato il suo costo, sicuramente possiamo perdonare questo piccolo difettuccio, quindi davvero una palette che vi straconsiglio. E poi spesso e volentieri ho utilizzato anche questa palette di NARS, la Narcissist
Narcissist, va bene, ce la possiamo fare. Narcissist Wanted Eyeshadow Palette in Limited Edition. È una palette elegantissima con questo top, come vedete, ad effetto pixel, che mostra un trucco realizzato con colori che richiamano quelli contenuti all'interno della palette. Contiene 12 tonalità con un mix di finish e con una nuova formula ricca di pigmenti puri per un colore estremamente intenso dal primo passaggio. Su questa comunque non mi dilungo perché vorrei mostrarvela più nel dettaglio in un altro video, perché è una palette che mi piace davvero moltissimo. Lo so, è una palette di neutri fondamentalmente anche questa, non tutti i colori sono super originali, però vi assicuro che io ho utilizzato praticamente tutte le tonalità presenti in questa palette e secondo me è veramente strepitosa. Gli ombretti sono davvero di ottima qualità, ottimi proprio in termini di consistenza, di pigmento e di resa cromatica. Mi piace molto questo mix tra matte e scintillanti, secondo me i colori stanno davvero bene insieme e io con questa palette ho realizzato dei look bellissimi. Anche oggi ho utilizzato questa palette, per me è davvero molto molto bella. Vi mostro comunque due o tre tonalità al volo, giusto per farvi capire insomma che tipo di tonalità ci sono praticamente all'interno. Quindi questo è un rosso mirtillo, e poi prendiamo questo verde khaki straordinario, e poi c'è anche un top coat champagne super scintillante, che è veramente bellissimo per creare dei punti luce. Ecco qua, quindi ho preso tre ombretti a casaccio giusto per farvi capire le tonalità contenute all'interno. C'è da dire che sicuramente è una palette, come dire, io me l'aspettavo un po' diversa questa palette, perché immaginavo una palette sul tema del rose gold, invece come vedete assolutamente non è così, però per me è davvero stupenda e Nars ha fatto un ottimo lavoro. E poi sempre per gli occhi parliamo invece di Stila, perché chi mi segue sa che io amo i Glitter and Glow, che sono ombretti liquidi scintillanti, quindi ricchi di glitter su una base trasparente. Adesso ho provato anche i nuovi Shimmer and Glow, che sono degli ombretti sempre super luminosi ma questa volta senza glitter, e sono fantastici anche questi, super pigmentati, estremamente luminosi, texture sottile, facilissimi da applicare, stesura uniforme, non seccano la palpebra, durata estrema, insomma sono davvero bellissimi. Per il momento io ne ho acquistati 3, ma ne prenderò sicuramente altri, e quello che ho utilizzato di più in assoluto è questo, che si chiama Kitten. Kitten viene descritto come un nude pink praticamente, ed è questo pesca, in realtà questo rosa pesca chiarissimo, dal finish metallico e dal sottotono caldo. Come vedete è coprente con una sola passata ed è un ombretto davvero gioiello, perfetto per creare punti luce. Io spesso lo picchietto soltanto a un tocco proprio al centro della palpebra e vi assicuro che fa veramente la differenza. Infine, come ultimo prodotto occhi, vi parlo di un mascara, Kiko, della collezione primaverile Free Soul, il mascara nella colorazione Burgundy Ride. Io in realtà non amo i mascara colorati, sento qualcosa negli occhi da un po' dappertutto, allora vi dicevo, non amo i mascara colorati, ma solo mi piacciono solo se sono molto scuri. Questo è un mascara che ha uno scovolino curvo, eccolo qua, per incurvare, che aiuta quindi ad incurvare bene le ciglia. È uno scovolino, come vedete, in setole classiche, abbastanza grande. Ha una formula ricca, molto volumizzante, che già dalla prima passata incurva bene le ciglia, quindi apre subito lo sguardo, ed è una cosa che per chi come me ha occhi piccoli è sicuramente molto importante. Ha una formula leggera che non appesantisce le ciglia, restano morbide e non le appiccica, quindi non ha anche una bella definizione. Il colore è meraviglioso, vediamo se riesco anche a sbocciare il mascara. È meraviglioso perché un borgogna scuro, ma non troppo, un borgogna che non si confonde con il nero, e si vede che è borgogna anche nelle fotografie, e mi piace tantissimo soprattutto per look da giorno, perché è più delicato insomma del classico nero e mi aiuta a tirar fuori proprio il verde dell'iride. Infatti sicuramente ne comprerò un'altra confezione, perché questo purtroppo è un mascara in limited edition. Per quanto riguarda invece la categoria bronzer, quello che ho utilizzato di più è sicuramente il nuovo Chocolate Gold Soleil di Too Faced, bronzer long lasting infuso con polvere di cacao e anche polvere d'oro, come gli ombretti della palette che abbiamo appena visto, sempre al profumo di cioccolato. Ha un packaging lussuosissimo, è un bronzer che ha una texture setosa, sottile e vellutata, facile da applicare, ha una durata tra l'altro estrema, dura tutto il giorno senza sbiadire, e ha un profumo dolce e cioccolatoso davvero fantastico. Il colore è bellissimo, è un marroncino medio
caldo ma assolutamente non aranciato, con dei riflessi, con delle perlescenze quindi dorate al suo interno. Io non amo i bronzer scintillanti, ma questo lo trovo davvero stupendo perché non contiene dei glitter grossolani. Queste particelle d'oro sono sottilissime e donano un golden glow, proprio una luminosità dorata, delicata e naturale. Quindi non temete l'effetto bronzo di Riace, perché assolutamente queste particelle luminose si vedono più nella gialla che non poi sul viso, ed è un bronzer davvero strepitoso che vi straconsiglio. Poi, per quanto riguarda invece la categoria illuminanti, quello che ho utilizzato di più è questo di Kiko, si chiama Lip Me Lots Face Highlighter ed è l'illuminante della collezione di San Valentino, un illuminante quindi cotto per il viso all'aroma di vaniglia, molto carino perché tra l'altro ha la gialla a forma di cuore. Ha una texture setosa, vellutata, sottile, leggera, essendo un illuminante cotto, è molto pigmentato. Il colore mi piace tantissimo perché si tratta di un oro medio chiaro, sottotono caldo e dal finish metallico, bellissimo secondo me il colore di questo illuminante. E sicuramente si tratta di un illuminante che ha un finish, come vedete, molto luminoso, diciamo un finish metallico, quindi se amate, se preferite gli illuminanti molto delicati, questo sicuramente non fa per voi. Questo dona un colorito radioso e dorato ed è bellissimo, anche utilizzato, e si può utilizzare quindi anche come ombretto per via della sua alta pigmentazione, quindi grazie alla sua elevata pigmentazione. Blush ne ho utilizzati tantissimi, però anche per non far durare il video 7 ore e mezza ve ne cito solo uno di Urban Decay, è un un Afterglow 8 Hour Blush. Questi blush di Urban Decay sono strepitosi, hanno una texture fantastica, sono molto modulabili, molto pigmentati, facili da sfumare e hanno una tenuta anche in questo caso davvero molto molto alta. Il packaging è bellissimo, canna di fucile metallizzato con il logo al centro che ha con questo motivo traforato, quindi questo effetto un po' a rete che lascia intravedere soltanto il colore contenuto all'interno. Ne ho diversi, ma quello che ho utilizzato di più in questo periodo si chiama Video. Video è descritto come un soft nude, il colore di questo blush, ed è praticamente un marroncino rosato di media intensità, dal sottotono caldo e dal finish appena appena satinato. Guardate qua quanto è bello, è un blush nude questo, davvero stupendo, un colore perfetto per tutti i giorni che si sposa, insomma sta veramente benissimo con tutti i tipi di make-up, davvero molto molto bello. E poi invece, per quanto riguarda il discorso contouring, ho utilizzato il famosissimo contour kit di Anastasia Beverly Hills, che io ho acquistato con il Black Friday sul sito Anastasia UK, quindi non c'è nessuna dogana, con lo sconto del 50%, quindi ho pagato 21 sterline anziché 42, e ho scelto la variante light to medium, quindi per carnagioni da chiare a medie. È una palette, come vedete, rettangolare, compatta, tutta sporca, sottile, in cartoncino nero, e all'interno contiene quindi 6 prodotti in polvere. Abbiamo quindi diciamo 3 illuminanti e poi 3 terre praticamente da contouring barra bronzer, e ogni cialda contiene 3 grammi di prodotto. Come vedete al centro nella fila superiore c'è anche la polvere banana, perfetta per fissare il correttore nella zona del contorno occhi. Io in realtà per il momento di questa palette ho usato solo una gialla, che è quella centrale invece della fila in basso, che è l'unico colore tra l'altro adatto alla mia carnagione per contouring, perché le altre due terre sono troppo scure ma soprattutto sono anche troppo calde. Invece questo prodotto, che si chiama Fawn, è un colore davvero perfetto per contouring perché è un marroncino direi neutro freddo, è sicuramente dal finish completamente opaco, quindi è davvero ideale per contouring, ha una pigmentazione media, crea delle ombreggiature molto naturali, insomma è sicuramente un buon prodotto. So che anche banana è molto apprezzata come polvere, insomma, di Anastasia Beverly Hills. Un po' meno lo sono questi due illuminanti, perché comunque sono molto delicati, uno è completamente opaco e uno è leggermente perlato, però appunto sono davvero troppo delicati, infatti sicuramente
sinceramente anche io li sfrutterò pochissimo e sono contenta di aver acquistato questa palette perché ovviamente l'ho pagata soltanto la metà, però in caso contrario secondo me conviene individuare le tonalità adatte al proprio tono di pelle e comprare soltanto le gialle singole per evitare di ritrovarsi con prodotti inutilizzati e inutilizzabili come spesso purtroppo accade con le palette da contouring. Come sempre voglio anche mostrarvi tre combo labbra che ho particolarmente apprezzato in questo periodo. La prima è composta da un rossetto Mulac, si chiama Female Forever e fa parte della collezione Womanly, quindi della Womanly Collection, ed è un rossetto opaco che però contiene delle sottili perle all'interno che lo rendono lievemente metallizzato. Il colore è questo, quindi il primo rossetto che vedete è questo marroncino rosato medio caldo con un tocco di pesca con dei riflessi rosati all'interno che raffreddano un po' il colore di base, e come vedete questo finish metallico è veramente molto molto delicato. Io lo abbino con la matita numero 10 Antique Rose di Wycon della linea delle Long Lasting Lip Liner, che somiglia molto al colore di base del rossetto. Un altro rossetto che ho apprezzato tantissimo in questo periodo, che indosso anche stamattina, è un rossetto di Jeffree Star che fa parte della Holiday Collection 2017 in Limited Edition. Il packaging è carinissimo per l'occasione, infatti come vedete è tutto glitterato. La tonalità per me è meravigliosa, si chiama Allegedly ed è un nude terracotta rosato con un tocco però di corallo all'interno che lo rende davvero particolarissimo dal finish satinato. Un rossetto che io adoro anche perché sta bene con la maggior parte degli ombretti, insomma, che io utilizzo sugli occhi, e che abbino alla matita Cicori di MAC, e come vedete è un ottimo abbinamento, insomma stanno davvero bene insieme. Ultimo rossetto molto apprezzato in questo periodo è un Velvet Metal Lipstick di Defa Cosmetics che si chiama Redfish, un colore cangiante come le squame di una sirena. Un rossetto particolarissimo, difficile anche da descrivere, è un marrone rosato caldo, bruciato, arrugginito di base, con riflessi cangianti, oro, rame, rosa, fucsia. Sicuramente non riuscite a cogliere i riflessi in camera, questo purtroppo va visto dal vivo, ma vi assicuro che è un rossetto davvero particolare, insomma ricco di sfaccettature molto molto particolari, e io questo lo abbino con la matita Soar di MAC, e anche questo è un abbinamento che mi piace veramente tanto. Concludiamo questo lungo video con una piccola parentesi dedicata ai capelli. Innanzitutto voglio parlarvi di un prodotto Aveda che ho ricevuto direttamente dal brand, si chiama Smooth Infusion Prep Style Prep Smoother, ed è un prodotto che difende la nostra chioma dall'umidità fino a 12 ore, elimina il crespo, protegge i capelli dal calore, durante la piega, facilita lo styling e rende i capelli e li mantiene morbidi, nutriti, idratati e setosi. Va applicato sui capelli praticamente umidi prima della piega, ha una fragranza agrumata fantastica, è il formato da 100 ml a un prezzo consigliato di 28 euro. È un prodotto che potete trovare chiaramente in tutti i saloni Aveda, ma anche online sul sito aveda.it, e poi in tantissime ultimamente mi avete scritto su Instagram, su Facebook, qui su YouTube in privato, insomma, per sapere come faccio ogni tanto le mie onde morbide, ed ecco praticamente la risposta: io utilizzo il ferro a riccia capelli Imete bellissima multicurl S1 700, è semplicissimo da utilizzare anche per chi come me non ha grande manualità. Online trovate diversi tutorial, è anche veloce, io comunque impiego in totale 20-25 minuti, e considerate che io i capelli insomma ne ho tanti, sono sottili, piatti, ma sono sicuramente tanti, e mi piace molto quell'idea, insomma, il fatto che non c'è una temperatura preimpostata, ma per rispettare la natura del capello, c'è chi li ha grossi, spessi, chi li ha delicati e sottili, ci sono quindi tre diverse temperature che consentono anche di ottenere effetti diversi, quindi boccoli più sostenuti o anche più morbidi. E ultimamente però in realtà io con questo strumento non faccio solo le onde, ma mi procuro continuamente ustioni, e non solo sulle mani, posto assolutamente classico, ma ultimamente anche sul collo. E quindi a questo proposito vorrei consigliarvi una pomata che a me ha consigliato il medico, quindi parentesi medicina 33, si chiama Keripan ed è un prodotto strepitoso, è una pasta dermoprotettiva con ossido di zinco, aloe vera, vitamina E e olio di mandorle dolci, ed è un prodotto davvero prodigioso secondo me per le ustioni, perché in poco tempo, quindi proprio 2-3 giorni, ripristina la situazione, quindi ripara davvero i tessuti danneggiati in tempo record. E quindi se come me siete imbranate
con ferro da stilo, pentole ed accessori per capelli, questo è un prodotto che vi può sicuramente tornare molto molto utile. Bene, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video, spero comunque di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.